ma è chiaro che arrivare sull'onda positiva di un successo piuttosto che dopo una serie di sconfitte consecutive potrebbe cambiare le prospettive, meno costruito rispetto a quelli di prima. Pecchia pressato da Ennis, eccezione da parte di De Negri, ancora McCallo ci riprova, la mano è caldissima e Wayne McCallo consegna la palla nelle mani di Jacob Pullen, poi gioca il pick and roll con lo stesso Owens, grande rotazione difensiva di Lesi che capisce tutto in anticipo e va a recuperare palla, poi Ebuola riceve con qualche difficoltà, si gira, tira, sbaglia il primo tentativo ma non sbaglia il tap-in. De Negri intanto va a cercare Pecchia, spalle a canestro contro Markel Brown, attacca muovendosi verso il centro, poi scarica nell'angolo per Adrian, palla di ritorno per Pecchia che ha spazio per la tripla, crescita di Cremona in questo secondo periodo. Qua rivediamo il lavoro di Adrian che attacca sul fondo, attira la difesa, riapre per Pecchia dopo aver ricevuto pressione di Brown su Zegarowski, zona Napoli ma con aggressività sul perimetro, Zegarowski prova a sfruttare il suo vantaggio, l'aggressività di Brown, bella palla di Pecchia, dunque anzi 6.8 di media partita, qua si rivede l'ottimo no, fanno 15 punti per il prodotto di Syracuse, quest'oggi realizzatore ancora prima che assist man, intanto De Negri buca, abbastanza arido a livello offensivo, trattenuta netta di Ennis, poi il sospetto, la protesta. In Italia, quarta squadra del nostro campionato, Napoli dopo Biella, Virtus Bologna e Trapani. Zegarowski in penetrazione, buca la difesa avversaria, tanto amata dalla squadra di coach Milicic, lob di Lesi, ottima posizione presa da Adrian che con il corpo effettua il cosiddetto seal, sicuramente dalla prima opzione e neanche dalla seconda, Owens che riceve così lontano da canestro a 2.7 secondi dalla fine, non l'opzione scelta da coach Milicic, questa invece è un'opzione che piace molto a Cremona, angolo, guardate qui il suo taglio, cambiare lato, De Negri lo serve con i tempi giusti, Pecchia sfrutta anche il blocco portato da Zegarò a metà campo togliendo tanti secondi all'attacco di Cremona, ne rimangono soltanto 7, Adrian vuole bloccare per De Negri che prova a replicare con la stessa moneta, 3 punti, andiamo a rivedere intanto la bomba di De Negri, Pullen rimane disorientato, l'avete visto, Lesi, De Negri che non guarda neanche il canestro, Lesi con 4 secondi si butta dentro, si stacca da Pullen e segna l'arresto in tiro, Trevor Lesi, canestro dal peso specifico enorme, anche perché ripetiamo è arrivato proprio quando Cremona voleva, ovvero dopo aver consumato tutto il tempo possibile e immaginabile, Lesi ha attaccato soltanto